Il Nuovo Testamento che ci è pervenuto fu probabilmente completato entro la fine del primo secolo d.C., con il libro dell'Apocalisse come ultimo. Dalle prove manoscritte e dalle testimonianze della storia della Chiesa primitiva sappiamo cosa accadde. È importante ricordare che in quel periodo non esisteva alcuna macchina da stampa o tecnologia simile. Le copie erano scritte a mano, poi copiate, distribuite e ricopiate ancora, fino ad ottenere migliaia di copie dei libri del Nuovo Testamento nel corso del primo millennio. Va tenuto presente che la macchina da stampa non fu introdotta nel mondo occidentale fino al 1484, quindi fino al 1500 circa, esistevano solo copie manoscritte di tutti questi antichi documenti. A volte queste copie erano scritte con grande cura e precisione in uno scriptorium, dove venivano controllate, mentre altre volte in modo più casuale. Tuttavia, fino al XIV, XV, XVI secolo, non era disponibile un'edizione standard del Nuovo Testamento greco o dell'Antico Testamento ebraico con cui confrontare qualsiasi altra cosa. Poiché qualsiasi altra copia era compilata a mano, presentava sempre alcuni piccoli errori tipografici. Quindi ciò che abbiamo a partire dal 1500 e in seguito sono queste raccolte di antichi manoscritti che concordano in modo sorprendente tra loro. È innegabile che la critica del testo abbia aperto la strada a una comprensione più accurata dei documenti antichi, consentendo di individuare errori tipografici e varianti tra le varie copie manoscritte. Con l'avvento della macchina da stampa, tuttavia, è stato possibile effettuare un confronto accurato tra le diverse edizioni e giudicare la loro affidabilità. Gli studiosi, attraverso la raccolta e il confronto di questi antichi testi, sono in grado di identificare le differenze e studiare con precisione la loro natura. Grazie a questa scienza, la critica del testo, nonché branca della filologia, siamo ora in grado di stabilire con una certa sicurezza quale sia la rappresentazione fedele di ciò che ha scritto l'autore originale. Ebbene, è importante sottolineare che tutte le varianti tra le diverse edizioni sono di natura piuttosto innocua e non incidono minimamente sul messaggio teologico o sull'attendibilità del testo. Come ha affermato il biblista D.A. Carson, il 98,99% del Nuovo Testamento è moralmente certo. E le varianti che esistono riguardano principalmente questioni di forma, come la scelta di una parola piuttosto che un'altra. Purtroppo ci sono ancora coloro che si fanno prendere dall'allarme e speculano sulle varianti, insinuando che esistono segreti nascosti tra le diverse antiche edizioni. Tuttavia è importante ribadire che tutte le varianti sono di natura innocua e non cambiano in alcun modo il significato del testo. Pertanto, è importante evitare di creare allarmismi inutili e diffondere informazioni scorrette riguardo alle varianti presenti nei testi antichi. Siamo privilegiati ad avere accesso a migliaia di copie manoscritte dei documenti antichi, che ci permettono di comprendere meglio la storia e la teologia del nostro passato. Lavoriamo insieme per diffondere una conoscenza accurata e priva di pregiudizi riguardo ai nostri tesori letterari antichi. La parola del Signore è stata tramandata attraverso i secoli in modo particolare, ma questo è stato voluto dal Signore stesso. La verità della Sua parola è immutabile e affidabile, ma come ogni testo antico copiato e ricopiato più volte, presenta piccoli errori di trascrizione, che tuttavia non hanno alcun impatto sulla dottrina cristiana. Quando vengono sollevati dubbi riguardo alle varianti testuali, spesso queste questioni minori sono risolte, rivelando come la fede cristiana non ne sia minimamente influenzata. Inoltre, non c'è nessuna volontà di nascondere queste varianti. Nelle Bibbie moderne, soprattutto quelle più recenti, molti problemi testuali vengono segnalati chiaramente in una nota a piedi pagina. Per esempio, si può leggere: alcune versioni antiche includono la parola egli. Questi problemi testuali sono di natura molto minore e possono essere risolti leggendo le note a piedi pagina nelle traduzioni bibliche moderne. Gli studiosi, i filologi della Bibbia, hanno lavorato diligentemente per tradurre la parola del Signore da manoscritti antichi e affidabili, risalenti ai tempi degli apostoli e dei profeti. Pertanto, coloro che utilizzano una Bibbia moderna in italiano possono avere piena fiducia nella loro versione, in quanto essa si basa su fonti antiche e affidabili. Non c'è motivo di preoccuparsi per le varianti testuali, poiché esse non mettono minimamente in dubbio
la fedeltà della parola del Signore o la verità della fede cristiana. In relazione alla domanda ricorrente sulla traduzione italiana più fedele ai testi originali, desidero esprimere la mia opinione. La mia risposta è sempre stata la stessa: la Vecchia Diodati è la traduzione in italiano più affidabile. Tuttavia, desidero sottolineare che non intendo affermare che la Diodati sia la traduzione perfetta, poiché non esistono traduzioni perfette. La Diodati è semplicemente la versione italiana che si avvicina maggiormente al senso originale dei manoscritti antichi, ma presenta anch'essa alcune lacune e imperfezioni. Per esempio, nell'Apocalisse, il professor Giovanni Diodati ha tradotto erroneamente la frase «il giorno del Signore» in «il giorno della domenica», generando confusione tra il giorno terribile del Signore, di cui l'Apocalisse parla effettivamente, e il giorno della risurrezione di Gesù Cristo, che non ha alcun rapporto con l'Apocalisse. Tuttavia, è importante notare che solo gli editori della Nuova Diodati, l'edizione aggiornata della Vecchia Diodati, hanno corretto questo errore, utilizzando la frase corretta «nel giorno del Signore». In conclusione, invito tutti a considerare con attenzione la scelta della traduzione, ricordando sempre che ogni traduzione ha i suoi limiti. Infatti, il mio consiglio più spassionato è quello di iniziare a studiare le lingue originali per immergerti con maggiore profondità nella Bibbia ebraica e nel Nuovo Testamento greco.